voglio tornare ancora una volta sul Wonderswan a farvi vedere un gioco che pensavo fosse una cavolata, invece no. Ve lo ricordate Ghosts and Goblins? State a vedere che bellezza che è questo titolo. E Mega, fammelo provare quel gioco Ghosts and Goblins! Dai su, voglio divertirmi, sarà facile finirlo, eh? Vuoi giocarci anche te? Ok, te lo faccio provare. Può non venire a dirmi, cacchio, è un gioco pesante, è difficile. Beh, vai, divertiti. Vi ricordate tutti voi il buon vecchio Ghosts and Goblins, rilasciato da Capcom nel 1985 in sala giochi? Ebbene, io quel gioco l'ho amato, anche se era difficilissimo. Ma sapete che quel gioco non è che fu convertito solo per le console di quell'anno, ma fu convertito, anzi, riadattato per il piccolo Bandai Wonderswan e si chiama Makaimura for Wonderswan. La storia è più o meno la solita che abbiamo visto in tutti i giochi. C'è Arthur che è con la sua bella fidanzata ed è stata rapita dai cattivi, ovviamente. Storia semplicissima e scontata, non avete idea. Ma vediamo invece da vicino la grafica come da tradizione. E che vi devo dire? Che graficamente il gioco non è male essendo del Wonderswan. E poi tra l'altro sapete, è in bianco e nero. E abbiamo le ambientazioni che sono proprio quasi una riproposizione, remake delle originali che abbiamo visto nel primo episodio del 1985. Sono ben adattate al Wonderswan e c'è quel effetto di tenebrosità e di oscurità che merita. Poi anche i personaggi sono tutti un po' ispirati a quelli del primo episodio, è vero, però ho notato che sono migliorati nei dettagli e anche addirittura nelle animazioni. La console è più potente di quel sistema arcade dell'85 e sono migliorati appunto anche nelle animazioni, infatti. Graficamente il gioco si può dire che ancora oggi è abbastanza valido. Per l'audio e gli effetti sonori posso dirvi che non sono tantissimi, sono pochi. Poi durante l'azione di gioco non è che ne sentiremo tanti. Al contrario invece le musiche, le sentiremo sempre. Sono un po' ripetitive, è vero. Però possiamo dire nel complesso che sono adatte per questa piccola console, anche se mi aspettavo un po' di meglio, ma del resto è una piccola console 8-bit, non è una PlayStation Vita. Invece per la giocabilità, ma Makaimura per Wonderswan cos'è? È un capitolo della serie di Ghosts and Goblins. Il nostro scopo è quello di prendere Arthur e, insomma, uccidere tutti i mostri che ci troviamo davanti fino ad arrivare al boss finale Azrazel. Il gioco, ok, se vi ricordate il primo episodio arcade, vi risulterà, diciamo, sì, da un lato abbastanza difficile, già è difficile superare il primo livello, ma ha una particolarità in più. Ci sono livelli che possono sì scorrere anche un po' di più in verticale rispetto al primo episodio e c'è anche la possibilità del salvataggio. Sì, perché anche se perderete tutte le vite, non ricomincerete completamente da capo, ricomincerete da dove siete arrivati l'ultima volta. Questo può essere adatto per chi cerca un gioco un po' più facile da finire, ma non cambia niente riguardo alla difficoltà, che rimane sempre alta, come la tradizione della saga. E il nostro personaggio, sapete, come negli episodi precedenti, può perdere l'armatura se viene colpito una volta e va in giro in mutande. E la seconda volta, quando viene colpito, muore, diventa scheletro. E poi le armi che può utilizzare, sì, ce ne sono tante. E però posso dire che ce ne sono alcune che sono abbastanza inutili, ma del resto chi se ne frega, l'importante è giocare. E il gioco mantiene benissimo questo stile da platform con elementi da run and gun e rende la cosa sicuramente interessante per chi cerca un gioco che sa essere divertente allo stesso tempo, ma neanche difficile da finire.
Quindi il mio consiglio è di recuperarlo. Questo è un episodio esclusivo per il Bandai WonderSwan. E non avete scuse per evitarlo. Ci vediamo al prossimo servizio, amici. Ciao! Ma quanto è difficile! Non riesco a finirlo questo gioco!